Vediamo adesso come lo stesso fenomeno fisico è descritto da due diversi sistemi di riferimento: un treno in corsa a velocità costante e la stazione. La stazione la chiamiamo sistema di riferimento esterno A. Invece, stando noi dentro al vagone, dentro il laboratorio del vagone, lo chiamiamo sistema di riferimento interno B. Immaginiamo che il treno stia viaggiando a 100 km orari a velocità costante, moto rettilineo uniforme. E immaginiamo che la persona che sta dentro il vagone appoggi per terra una pallina e che non ci sia attrito tra la pallina e il pavimento del treno. Visto da fuori, cioè dalla stazione, la pallina viaggia con la stessa velocità del treno, 100 km orari. Visto invece dalla persona che sta dentro il vagone, la pallina rimane ferma per terra nel punto in cui è stata appoggiata. Ricordiamo che, stando all'interno del vagone, non ci accorgiamo del moto del vagone. È il principio di relatività, il vagone va a velocità costante, ma dall'interno noi non ci accorgiamo di niente, è come se il vagone fosse fermo. Ci chiediamo se la stazione e il sistema di riferimento del vagone sono sistemi di riferimento inerziali oppure no. Cominciamo dal vagone. Analizziamo le forze sulla pallina. Dobbiamo chiederci se vale il principio di inerzia. Le forze sulla pallina sono la forza peso e la reazione vincolare che fa il pavimento del vagone. Quindi sono due forze uguali e contrarie, si annullano, la forza totale è zero. Il principio di inerzia dice che se la forza totale è zero, la velocità dell'oggetto rimane costante. Ricordiamoci che stiamo dal punto di vista di chi sta dentro il vagone, quindi la velocità della pallina è zero e rimane zero, quindi rimane costante. In assenza di una forza totale, quindi in assenza di forze essenzialmente, la velocità non è cambiata, era zero e è rimasta zero. Quindi il sistema di riferimento del vagone è un sistema di riferimento inerziale perché vale il primo principio di Newton, il principio di inerzia. Vediamo adesso se è inerziale anche il sistema di riferimento della stazione. Che cosa vede la stazione? Che la pallina viaggia a 100 km orari e mantiene quella velocità costante. La velocità non cambia e anche per quelli che guardano dalla stazione la forza totale sulla pallina è zero perché ci sono le stesse due forze di prima, la forza peso e la forza vincolare. Quindi anche la stazione è un sistema di riferimento inerziale, infatti la forza totale è zero e la velocità si mantiene costante. Quindi entrambi i sistemi di riferimento, stazione e vagone, sono inerziali, perché in assenza di forze applicate alla pallina, la velocità della pallina rimane costante. Poi l'unica differenza è che per la stazione la velocità che rimane costante vale 100 km orari. Per chi sta dentro il vagone, la velocità della pallina, che rimane sempre costante, vale 0 km orari. Però, a parte questa differenza insignificante, il principio di inerzia vale perché la forza totale è 0 e la velocità non cambia, la velocità della pallina.